tutti, benvenuti sul mio canale. Come prima cosa vi ricordo subito, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi cliccando al tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella così da non perdere le prossime uscite, che vi aspetto anche su Instagram, MikiMakeup79. Questo video lo metterò anche su Instagram e sul mio IGTV di Instagram, quindi lo vedrete con un'altra inquadratura, quindi mi raccomando, sotto l'info box trovate anche il mio Instagram. Makeup tutorial per Capodanno, pensato per le feste, quest'anno non ne avevo fatto neanche uno e quindi eccomi qua. Il makeup è quello che porto, ovviamente, e potete aggiungere ciglia finte che non ho messo semplicemente perché mi sono truccata solo per il video, mi sembrava. Poi dopo devo struccarmi perché sono le 9 di sera, mi sembrava uno spreco, insomma, però comunque sapete come fare e quindi potete aggiungere ciglia finte al make-up. Questo è l'effetto del make-up, molto brillantinoso, aspettiamo il Capodanno, possiamo anche aggiungere, io sicuramente a Capodanno lo farò, qualche brillantino qua sotto, che ci sta bene, tipo questi, ve li faccio vedere. Eccoli qua, goccia, penso che qualcuno ce lo metto, faccio anche un fiorellino, vediamo un attimo, comunque stanno bene. E quindi questo era un make-up pensato appunto per le feste, per aspettare l'anno nuovo e aspettiamolo al meglio, sperando che ci porti tante, tante belle cose. E quindi niente, adesso vi lascio al tutorial, spero che vi piaccia quello che ho combinato. Un bacione e tanti auguri di buon anno a tutti quanti. Ciao! Allora, cominciamo stendendo su tutta la palpebra mobile fissa una base. Io sto utilizzando questa della Revolution e questo è il Prime and Look. La stendo anche leggermente sotto la rima. Adesso opacizziamo e per opacizzare prendo l'iconica e prendo il colore Angelina, che è questo bellissimo nude qua sopra con un tono di giallo che è perfetto per il mio incarnato. Con un pennellino del genere e vado ad opacizzare tutto senza che cade la paletta. In questo modo allora adesso prendo la nuova matita, quella che ho trovato nel calendario dell'avvento di Douglas, che è l'Intensity nera, eccola qua, mi creo una linea sotto la rima infracigliare inferiore che poi vado a tirare con un pennellino di precisione come questo, mi creo una linea sotto la rima infracigliare inferiore che poi vado a tirare con un pennellino di precisione come questo. Seguendo proprio la forma del mio occhio e come al solito mi creo la linea guida e vado a riempire e creo la classica V e come al solito mi creo la linea guida e vado a riempire e creo la classica V. In questo modo. Così. Faccio la stessa cosa all'altro occhio. Allora adesso vado a fissare la matita con un ombretto nero, io uso il nero della Best Life, la palette che mi sono fatta portare dall'America, perché è un nero fighissimo, intenso e dura tanto. Quello qua, si chiama Holiday. E usiamo lo stesso aiuto, lo stesso pennello con cui ho sfumato la matita nera. Yeah.
questo modo. Così va bene. Poi dopo lo riuseremo, quindi per ora la chiudo. Adesso prendo la palette della MAC, mi prendo il colore Hembrack, questo colore qui della palette della MAC, con questo pennellino della Real Technique, che questo è perfetto per andare a creare intensità nella piega palpebrale, perlomeno. Adesso prendo la palette della MAC, mi prendo il colore Ambra, questo colore qui della palette della MAC, con questo pennellino della Real Technique, che questo è perfetto per andare a creare intensità nella piega palpebrale, perlomeno per me. Quindi mi vado a sfumare il nero e poi mi porto il colore sia fino alla lunghezza che abbiamo creato, in questo modo, e sia nella piega. Cerco di intensificare soprattutto qui nell'angolo. Vedete com'è cambiato già l'occhio? Fino alla lunghezza che abbiamo creato, in questo modo, e sia nella piega. Così. Cerco di intensificare soprattutto qui nell'angolo. Vedete com'è cambiato già l'occhio? Poi prendo il pennello di MAC, il 217, e prendo, intanto faccio anche qua perché sto facendo doppia inquadratura. Prendo il colore sotto della palette, questo bellissimo rosa qui, e sfumo. E in questo caso mi tiro il colore anche più verso l'angolo interno. Perché aiuta a modificare, diciamo, questo piccolo difetto. Ecco qua, direi che già ci siamo, però la sfumo ancora di più e mi prendo il pennello che è quello che è l'imitazione del MAC, se lo trovo, che ho preso da AliExpress, ho fatto anche un video su questo, e dalla palette sempre iconica mi prendo il colore Kate, che è questo colore qui, che è perfetto per creare una transizione con i colori che sto utilizzando per questo make up. Ecco qua. Adesso faccio la stessa cosa all'altro occhio. Ok, poi adesso con la matita di NYX, il matitone, quello bianco, me lo vado ad applicare qui dove era rimasta scoperta la palpebra mobile, in questo modo, con un pennello a lingua di gatto morbida, sfumo la matita e la tiro verso il nero
e verso l'angolo interno. Poi dalla palette di Carly Bevel, quella che ha fatto con Anastasia Beverly Hills, intanto mi ha volato il pennello all'interno che togliamo, mi prendo Moo, questo colore qui bellissimo, e lo applico sopra. E questo va ad aprire lo sguardo, come vedete è bellissimo. Adesso mi vado però a intensificare i colori, ovviamente iniziando dal nero, quindi da qua prendo il nero, questo il nero l'Holiday, ma è ingombrante sta palette. Poi ricomincio da la MAC e quindi prendo prima questo e poi questo, prima questo e poi questo. Poi sfumo tutto con questo colore qui. In questo modo. Ok, dopo non ci preoccupiamo di questa parte che dopo andremo a pulire. Adesso mettiamo le liner. Allora, le liner utilizzo questo di Mesauda che è in gel con il pennellino con cui abbiamo applicato il nero. Ok, e lo porto anche leggermente sotto. Perfetto. Poi direi di cominciare a pulire. Ok. Pennello e correttore di MAC. Questo modo. Ok, direi che ci siamo. Ok, adesso mi pulisco un po' il viso dai vari fallout perché facciamo la base. Allora, inizio mettendo di Pixie Beauty. E questa è una buonissima base make-up. Fondotinta, sto utilizzando questo periodo, questo di Bottega Verde che è buonissimo, è fondotinta non transfer con estratto di orchidea e vitamina E, e io ho la colorazione natural, la 01, quindi c'è scritto il numero. Me ne metto un po' sul braccio. Mamma mia, anche io questo trucco.
con un pennello lo vado a sfumare. C'è davvero tanto questo fondotinta, è confortevole, dura a lungo, ha un effetto matte e comunque un effetto naturale, non da mascherone. Poi, essendo naturale, dentro ha l'orchidea, la vitamina, fa bene anche alla pelle rispetto ad altri fondotinta. Quindi meglio è così, tutto ciuffo dove va. Prendo quello che è rimasto, se serve un po' lo aggiungo. Bello luminoso. Ok, poi come correttore sto utilizzando questo di Essence, che è il Camouflage, nella colorazione 10 Light Rose. Ok, opacizziamo. Allora uso la Mattifying Compact Powder di Essence nella colorazione Light Beige e mi vado ad opacizzare tutto il viso picchiettando. Adesso mi faccio le sopracciglia e poi torno. Ok, eccoci qua. Allora, per farle ho usato la matita di Sien per disegnarle. Le ho fissate con il Geisha Brown di Astra Makeup, questa è nella colorazione numero 02, e poi ho usato le polveri per sfumarlo all'interno, il colore più chiaro della palette per le sopracciglia di Revolution, l'HD Pro Brown, e se riesco a riaprirla vi faccio vedere i colori. Allora, nella parte interna ho usato il più chiaro, questo per la parte, questa più lunga diciamo, e per la parte finale ho usato quello più scuro, perché deve essere più intenso. Adesso con il correttore me ne vado a pulire sotto, con questo qua di MAC, e il pennellino che abbiamo usato anche all'inizio. In questo modo. Ok, e adesso sotto l'arcata sopraccigliare mi vado a mettere Angelina, questo qua che abbiamo usato all'inizio per opacizzare tutta la palpebra. Io uso un pennello piatto grande. Quindi intanto mi vado ad opacizzare il correttore e poi dopo, se vogliamo, possiamo andare ad illuminare. Ok, per illuminare mi sa che uso Diana, questo qua, soltanto nella parte esterna. Poi mi riprendo Kate. Kate, riprendo. Ricreo la sfumatura tra i colori appena messi e quelli.
Adesso passiamo alle labbra e abbiamo quasi fatto. Allora, sulle labbra ho messo la matita London di NYX e la tinta labbra coordinata che ho ricevuto nel regalo di Natale da mia sorella insieme a cose da vestire e l'ho fissato con lo stesso prodotto che avevo messo sulla palpebra mobile di Karl Bibel, la palette di Anastasia, che sarebbe Moo, con questo qua. Ci ho messo un po' di Moo sopra che dà questo effetto dorato che sta bene. Quindi adesso mi sistemo i capelli. Voilà! Se avete qualche cosa, qualche fermaglietto super glitteroso per Capodanno, direi che ci sta benissimo. Comunque per le feste ci sta benissimo. Però questo è il make up terminato, pensato per queste feste che farò sicuramente la notte di Capodanno. Io spero, come al solito, che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, di compagnia soprattutto. E adesso partiamo con le facce minchiette che si fanno o dopo ogni make up tutorial. Ok, finito, e quindi io spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato di compagnia. Mi raccomando, se è stato così mettete un bel like, potete anche andare con ciglia finte a go go e via, stanno benissimo. Io mi sono truccata solo per fare il video, quindi non valeva la pena mettere anche le ciglia finte, e spero che vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Mi raccomando, mettete un bel like, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Io vi auguro un felicissimo 2020, che possa portare nelle vostre vite tutto ciò che amate e che sognate. Un bacione grande e ci vediamo l'anno nuovo. Ciao!